di cose se avessi una vada per i miei prudenti se voglio bene. Ha concluso la terza edizione di Festmed a Vallo della Lucania la voce partenopea di Andrea Sannino, incantando il pubblico presente in piazza Vittorio Emanuele. L'evento è stato curato dal Conservatorio Goitre, sede distaccata dell'Istituto Martucci di Salerno, avvenuto tramite un finanziamento POC Regione Campania. In realtà condividerò un messaggio che è quello dei ragazzi del conservatorio qui a Vallo della Lucania, che è quello di ricercare l'amore attraverso le sonorità antiche, quelle del Mediterraneo. Quindi quale culla dell'Occidente come il Mediterraneo ha racchiuso più amore nella storia della musica e della cultura mondiale. Io sono orgoglioso di cantare questa lingua perché rappresenta secoli, forse millenni di storia, e dico sempre che per scrivere il futuro noi purtroppo e per fortuna abbiamo l'obbligo di guardare al passato. Assolutamente, i cittadini di Vallo della Lucania si chiamano vallesi, giusto? Io mando un abbraccio forte a tutti i vallesi e vi dico di sognare sempre, sognate tutti i giorni, perché ho sognato e sogno ancora oggi, perché ho capito che chi non tiene coraggio in Davide non suon o posso lo perdere. Ciao! Alla manifestazione hanno preso parte diversi gruppi di musica popolare, fra cui Poterico, un quartetto di cilentani che ha preso parte al programma televisivo Italia's Got Talent, e i Tarantanobes, guidati da Nello Romaniello, da anni impegnati nel recupero della tradizione etnomusicale cilentana e del sud Italia. La Proloco Gelbison, sotto l'egida di Lidia Ametrano a Vallo della Lucania, ha svolto una rappresentazione riguardante Surgite a sto paese buona gente, un evento memoriale sui moti risorgimentali di inizio Ottocento che si svolge ogni anno in agosto. Sì, sicuramente quest'anno abbiamo dato un taglio diverso, quello di renderla itinerante. E infatti è stata una esperienza davvero bella, sicuramente da ripetere. Ecco, come dire, in questa serata è inserita in un progetto ben più ampio che il Conservatorio sta portando avanti proprio per la valorizzazione della musica popolare. Il 4 presenteremo ufficialmente questo dipartimento dedicato alla musica popolare con il maestro Cirilli. Sì, in pratica l'Istituto Musicale Goitre è già da 3 anni, infatti è la terza edizione di FestMed, che sarebbe poi il frutto di ciò che viene fatto durante l'anno da questo dipartimento. Il dipartimento pop, sì, è, diciamo, dal punto di vista musicale è curato dal maestro Davide Cantarella. Il ruolo invece del dottor Cirillo è quello di musicologo, in quanto ha fatto numerosissimi studi e quindi ci siamo affidati a lui per far conoscere tutte le bellezze, appunto, dei canti e dei suoni del Cilento.